Buongiorno ragazze! Allora, scusate la mia assenza da YouTube, ma sto lavorando come una pazza proprio, una disperata. Fate conto che questa settimana il più delle volte non pranzavo neanche perché dovevo proprio finire dei lavori, quindi proprio un'isterica, una disperata. Oggi è sabato. Nonostante sia sabato, ho lavorato comunque fino alle 4 e mezza, però adesso appunto ho un po' di tempo libero, volevo girarvi un paio di video. Allora, il primo, che sono assolutamente in ritardo, è quello dei prodotti finiti. Tra l'altro sono i prodotti finiti di aprile e maggio, no, di marzo e aprile, perché adesso siamo al 6 di maggio, quindi di marzo e aprile, perché il mese scorso non l'ho fatto. Infatti ho il sacchetto di limoni solito che sta esplodendo proprio, cioè sta esplodendo di prodotti e ho anche delle cose qua a lato perché non mi ci stavano più dentro. Quindi io direi che iniziamo subito, inizierei con le cose proprio en passant, più stupide. Allora, la prima cosa che vi mostro sono queste goccine della Eumil. In tempo periodo di allergie e quant'altro, io prendo sempre appunto l'Eufrasia Camomilla. Sono le goccine per gli occhi. Io avevo queste e ho preso anche quelle alla malva, che però sia io che mio marito le abbiamo usate perché abbiamo avuto dei problemini tutti e due e sono finite. E ve le consiglio perché sono assolutamente ottime. Si trovano anche in farmacia, in parafarmacia. Poi ho finito i dischetti della Sien. Allora, questi costavano un cavolo, erano di quelli cuciti. Devo dire la verità, però sapete che in ordine io metto i primi sono i fior di magnolia, che sono ottimi, i secondi sono quelli del penny, che anche se non sono cuciti sono ottimi lo stesso, e questi sono i terzi come miei favoriti, perché sono un po' più rigidi rispetto agli altri, quindi un pochino mi scartavetrano leggermente l'occhio, però sono comunque degli ottimi dischetti, costano tipo un euro, intorno all'euro, quindi molto poco. Poi, ragazze, rate mensili. Rate mensili, questi sono gli assorbenti INEA che io trovo al Penny, sono quelli normali con le ali, sono assolutamente i dupe dei Nines, quindi mi ci trovo molto bene, costano 1,20 euro, quindi ottimi. Poi, sì, ho delle scatole, ma volevo trovare anche il prodotto in sé, vediamo se lo trovo dopo. Parliamo di gel doccia, parliamo di gel doccia. Allora, ho finito questo qua di Avon Naturals alla rosa rossa e pesca. Questa è stata veramente una coccola, ottimo. Erano 200 ml, l'ho pagato intorno ai 2 euro, però veramente buonissimo. Mi piace, la profumazione era veramente ottima, quindi mi è piaciuta moltissimo, quindi questo. Poi, vabbè, già che siamo in fase di gel doccia, ho finito questo boccione enorme della Sien al Flower Spirit, quindi allo spirito del fiore, ragazze. Questo qui era 1 litro 1000 ml e l'avevo pagato solo 1,29 euro da Lidl. E lì ci faceva abbastanza schifo, però di roba bio qua non ne ho tantissima, però qualcosa c'è. Ovviamente anche questo Avon non è bio e anche questo Sien non è bio. E niente, però per il rapporto qualità-prezzo avevo assolutamente un buon profumo e mi ci sono trovata bene. Poi, vediamo se riesco a fare una distinzione tra prodotti bio e non. Allora, non bio era questo shampoo di Avon dell'Advanced Technique. Questo era un boccione da 750 ml e io li prendo sempre quando li trovo da catalogo Avon in offerta. E devo dire che questo shampoo piace molto sia a me sia a mio marito. Questo era quello con il Moroccan Oil. E niente, uno shampoo normale, ci ha lavati bene i capelli, insomma, niente di trascendentale. Poi, sempre shampoo e sempre non bio, questo qui Sunsilk Liscio Perfetto, scusate, sono ancora malaticcia. Questi erano 250 ml, io l'avevo comprato da Prodè, l'avevo trovato in offerta, se non sbaglio. Io compro solo roba in offerta, o comunque roba conveniente. Mi aveva fatto morire Erika Auricchio, quando aveva visto questo video, le aveva detto: "Ah, mi fa morire la pubblicità di Yuko Yamashita, che quella c'ha i capelli a spaghetto, quindi che cavolo ne sa lei di capelli lisci?" Mi aveva fatto piegare dalle risate. Comunque, vabbè, infatti c'è la firma di Yuko. Io devo dire però che mi ci sono trovata molto bene, nel senso che non ha fatto ovviamente il miracolo del capello liscio, assolutamente no, però mi ha tolto un po' di crespaggine, quindi un po' di crespo dai miei capelli, che sono assolutamente crespi. Quindi devo dire che non mi ci sono trovata male. Quindi se lo trovo in offerta lo riprendo. Poi ho finito questo gel doccia che avevo trovato per soli 99 centesimi da Prodè, c'è ancora lo scontrino,
non so se si vede, 0,99 centesimi. Questi erano 750 ml, che non vedrete mai perché la confezione è trasparente, ed era il Badedas bagno con estratti di vaniglia e latte, vaniglia nutriente. Ragazzi, io questo gel doccia l'ho adorato, non mi ricordo più, c'era stata una ragazza che mi aveva scritto sotto l'haul dove facevo vedere questo, che con i Badedas non si era trovata bene, o con un Badedas in particolare, adesso non ricordo. Io con questo qua mi sono trovata benissimo, aveva una consistenza veramente cremosa, sapeva di vaniglia in una maniera pazzesca, il profumo rimaneva, persisteva, quindi io devo dire l'ho trovato ottimo, quindi sì, mi è piaciuto parecchio. Poi per 99 centesimi sinceramente mi è piaciuto assai. Poi sempre bagno doccia Nettari d'inverno, questo mi era stato regalato a Natale, era quello con i micro glitterini, non lo so se si vedono ancora, ne è rimasto proprio un fondo. E fatto sta che, allora, buono di Bottega Verde, questi erano 250 ml e appunto è stato un regalo, quindi non so quanto costa. Al melograno e polvere di stelle, infatti appunto era sbrilluccicoso, devo dire mi ci sono trovata molto bene, non era tra le mie profumazioni preferite, era un po' aspro come sapore, però come profumazione, però mi è piaciuto, non posso dire di no. Poi mio marito ha finito questo sapone per le mani della Avon Senses, sempre di Avon, questo era al citrus, quindi al limone, e devo dire l'ho usato anche io, questi quando li trovo in offerta anche li compro perché sono molto buoni, molto cremosi, lasciano la pelle delle mani molto morbida. Questi erano 200, non so più parlare, 250 ml, l'avevo pagato sui 2 euro, quindi sì, ci è piaciuto. Poi, oh eccolo, sì, no, ce la posso fare. Detergente intimo, di cui abbiamo anche il cartonato, detergente intimo dei Provenzali, molto molto buono, io questo non l'avevo mai provato, ero curiosa come una scimmia, quindi l'ho preso. Questo rientra nei prodotti bio, è 200 ml, l'avevo pagato sui 2 euro e qualcosa, adesso non ricordo esattamente, ha un profumo di violetta, appena lo aprite ha un profumo di violetta pazzesco, e comunque è detergente intimo pH 5 con estratti di iperico e calendula d'azione lenitiva con antibatterico naturale tea tree oil, c'ha tutte le sue belle certificazioni, insomma vegano, anti vegano, ok, energia pulita, 0 CO2, stop ai test sugli animali, garantito da LAV, che è la Lega Antivivisezione, 100% made in Italy, quindi insomma ottimo prodotto, anche se devo dire il mio preferito di detergente intimo rimane questo, ne ho già finito uno, che è questo qua bio alla Bardana, detergente intimo dedicato a 98% ingredienti naturali di Biolis Nature. Qua c'è tutta la sua tabellina che vi mostra che non ha parabeni, schifezze, grassi saturi, non lo so, non si vedrà molto, però insomma ve l'avevo già fatto vedere nel video haul. Questi erano 200 ml, questo costa sempre sui tra i 2 e i 3 euro, esattamente come quello dei Provenzali. Devo dire questo qua, la Bardana, mi piace molto perché ha l'azione antiodore, funziona, ha questo sapore, ha un gel che sa più o meno di fragola, quindi mi piace abbastanza, molto blando, e devo dire mi piace moltissimo, non abbastanza, moltissimo. Poi andiamo avanti. Mio marito ha finito questo gel al cocco, lui adora tutto ciò che è cocco, quindi questo gliel'avevo regalato io all'epoca, ma ancora parliamo di un anno fa, forse più. Comunque è la classica linea di Sephora, dei gel doccia di Sephora. Io volevo assolutamente la vasca porta prodotti dorata e dovevo comprare un prodotto di Sephora, e quindi gli ho regalato a lui questo gel al cocco, molto molto buono, io non l'ho usato, è piaciuto comunque a lui. L'ha usato con piacere, quindi so che mi ha dato una recensione positiva di questo, quindi sì, e l'avevo pagato sui 3 euro, quindi neanche un prezzo insomma eccessivo. L'ultima cosa che riguarda sempre la cura del corpo, no, in realtà è tutto cura del corpo, sto dicendo una stupidaggine, comunque l'ultima cosa che è sempre rientra nei gel doccia, gel intimo o shampoo, è questo shampoo dedicato di Ecos, questo faceva parte ancora delle mie scorte. Appunto lo shampoo di questo è bio, totalmente bio, di Ecos, con estratto biologico di mandorla dolce, nasce dalla natura, va bene, ed è certificato CEA, anche qua il coniglietto antivivisezione, quindi proprio qui stiamo parlando di un prodotto 100% bio. Questi sono 500 ml e l'avevo pagato, se non sbaglio, 2,90 euro. Questi io li trovo da Tigotà, non li ho più comprati perché non sono più andata da Tigotà, molto semplicemente.
E niente, ottimo, una linea biologica, io ho provato il gel doccia, lo shampoo e il gel per le mani, è una linea ottima, quindi se avete modo provatela. Ha questo sapore molto erbaceo che a me però non dispiace e non dà fastidio, insomma poi è soggettivo, quindi insomma vedete un po' voi, a me è piaciuto molto. Poi andiamo avanti con altre cosucce, questo video verrà lunghermo, ma va bene. Ho finito sempre prodotti bio, 95% ingredienti naturali. Questo scrub di Eufolia, questo me l'aveva regalato Jessica De Russia Tati, alla quale mando un bacione enorme, grazie mille. Mi ha regalato un po' di questi prodotti di questa linea. Io questo l'ho tagliato per utilizzarlo proprio fino alla fine. E questo era uno scrub viso e corpo esfoliante rinnovatore della pelle. Prodotto formulato con estratto di salice, estratto di mirto, origine e certificazione biologica. Allora, aveva un profumo molto delicato, mi è piaciuto moltissimo. Quindi ti ringrazio doppiamente Jessica, me lo sto sniffando. Aveva un profumo molto delicato, era uno scrub molto leggero, c'è cioè un gommage, però se considerate che era per viso e corpo, cioè sul viso, insomma, uno non è che si deve scartavetrare la pelle. Ottimo, mi è piaciuto moltissimo. Io purtroppo però non ho, lei mi ha detto che se non sbaglio si trovano nei DM questi prodotti qua, io non ho un DM vicino, quindi insomma. Questa marca Eufolia non so dove reperirla, però ottimo, prodotto veramente ottimo, ottimo. Questi erano 150 ml, eccolo qua. Mi sto sporcando le mani da residui di robe varie. Poi, sempre della stessa marca, sempre di Eufolia, ho finito l'acqua micellare che sempre mi ha regalato Jessica, mi ha regalato appunto qualche prodottino. Non vedrete niente perché la confezione è trasparente. Comunque questi erano 150 ml e anche l'acqua micellare mi è piaciuta tantissimo. Mi ha ricordato quella di porca miseria, quella di Caudalie. Oh, mi è venuto in mente, meno male, se no stavamo qua fino a stanotte, perché poi finché non mi viene. Allora, mi ha ricordato l'acqua micellare di Caudalie, della quale io avevo provato un campioncino e mi era piaciuta moltissimo. Molto delicata, ottima, struccava tutto. Non ho sinceramente nulla da dire. Ottima, ottima davvero. L'unica cosa che mi ha un po' seccato è il packaging. Come potete vedere, ce n'è ancora un goccio, ma se io giro la confezione col fatto che è quadrata, rettangolare, non riesco a prelevare questo ultimo goccino. Quindi ecco, se proprio proprio devo trovargli una pecca, il packaging non è dei più ottimali, però l'acqua micellare contenuta è ottima, assolutamente. Poi ho finito salviettine Hydra Science, queste le avevo prese, queste qui erano 25 salviettine, Hydra Science Rich di Le Cosmétique Design Paris, niente proprio di meno che ragazze. L'avevo presa a 1,60 € al Carrefour, devo dire niente di eccezionale, mi hanno struccata bene, però insomma le avevo prese per disperazione perché mi servivano. E quindi l'avevo presa al volo, nulla di trascendentale. Qua c'è l'inci, io non so se si potrà vedere, comunque non sono bio, niente delle salviette assolutamente normali, niente di che. Poi ho finito il mio adorato Marvis alla cannella, ragazze, non lo trovo più da nessuna parte. Lo trovo il Marvis, ma è alla mente bassa e quindi io sono disperata perché questa alla cannella io lo ho adorato. Lo trovo da Prodè, ma costa tipo 3,80 €. Cioè, ragazzi, mi rifiuto di spendere 3,80 € per un dentifricio. Questo l'ho spremuto veramente fino all'inverosimile. Ottimo, è il mio dentifricio preferito. Io non amo i dentifrici, c'è cioè mio marito che mi fa le boccacce dalla finestra. Ciao, amore. Non amo i dentifrici alla menta, quindi questo qui alla cannella per me era fantastico. Peccato che appunto non lo trovo più. E infatti, dentifricio, ho scartato anche questo Colgate dentifricio, spazzolino, scusate. Quando fa le ondine così, no, lo vedete meglio così. Quando fa, inizia a fare le ondine, a parte che ogni 3 mesi va cambiato lo spazzolino, comunque quando fa le ondine così, ciao, lo cambio. Ah, poi, vabbè, ovviamente 2 mesi che non faccio il video, quindi ci sono due pacchi di assorbenti, uno ve l'ho già mostrato, uno era questo qui, Ultra della Conad, anche questi, io uso sempre i dupe dei Lines Lilla e anche questi erano esattamente identici a quegli altri, quindi sì, mi sono piaciuti. Poi ho finito, mamma mia ragazze, non finiremo mai più.
Le goccine per i capelli, questi erano quelle, le gocce di Argan, Moroccan Oil, la linea Moroccan Oil, sempre di Advanced Technique, sempre di Avon. Queste io le compro e le ricompro perché come olio di Argan, perché questo poi è fondamentalmente un olio di Argan, è ottimo, mi piace tantissimo e quindi niente, io dopo lo shampoo lo applico sui capelli per ammorbidirli e mi districa bene, è un ottimo prodotto. Tra l'altro da quando uso l'olio di Argan non mi vengono più le doppie punte, quindi sì, ci piace. Ha un profumo molto fresco, meraviglioso. Questo quando è in offerta sul catalogo lo pago tra i 4 e 5 euro e sono, dovrebbero essere 30 ml, eccolo qua, e comunque mi dura abbastanza. Quello della parrucchiera costa, ha un profumo molto più buono, però costa anche 18 euro ragazze, quindi questo tra i 4 e 5 euro è assolutamente fattibilissimo. Poi ho finito questa mini taglia, questa l'avevo finito quando ero andata ancora a Budapest e poi l'avevo smaltito insomma in questi ultimi giorni perché me ne era rimasto tipo una goccetta. Crema da bagno, crema da bagno, ci fa piacere. Questo faceva parte di un kit, di un set, solo che non mi ricordo più di che marca fosse. Comunque l'avevo trovato, era un kit che avevo trovato da Marion No. Niente, crema da bagno, aveva un buon profumo, ragazze, niente di trascendentale. Sono quelle mini taglie che tornano sempre bene per i viaggi, insomma. Mi dispiace che non vi so dire... Non c'è, io credo che fosse proprio la marca Marion No. Sì, infatti, Marion No Lafayette, non lo vedrete mai perché è scritto super mignon, comunque è scritto qua. Era 30 ml ed era proprio della marca Marion No. Comunque ottimo, cioè buono, insomma, niente di trascendentale. Poi vi faccio vedere due profumi. Il primo è Right Star Light, che ho finito ancora in aprile. Questo l'avevo trovato dai cinesi, ma si trova anche, se non sbaglio, al Carrefour per 5-6 euro. Molto fiorito, molto indicato per la primavera. Io devo dire l'ho usato anche in inverno perché è quel fiorito non stucchevole, quindi molto fresco. Devo dire sì, mi è piaciuto molto, non so più dove mettere i prodotti. E poi ho finito il Faraway Bella, che è questo profumo di Avon, assolutamente indicato per la primavera, secondo me. Che è decisamente più... consistente. Io tra i Faraway di Avon, secondo me il Bella e l'Infinity sono assolutamente i più buoni, quindi, però anche l'Exotic è buono, non l'ho ancora utilizzato, ce l'ho chiuso, però anche l'Exotic è buono. Questo qua è uno tra i miei preferiti di Avon, quindi sì, mi è piaciuto tantissimo. È un fiorito abbastanza fresco, ma allo stesso tempo persistente, quindi sì, mi è piaciuto moltissimo. Poi ho finito un campioncino di questa maschera per capelli all'olio biologico fortificante, olio di sapote, famosissimo sapote, dei provenzali. Ragazzi, io sinceramente con un'applicazione non è che vi posso dire molto, erano 5 ml che sui miei capelli, che sono lunghissimi, si è anche persa un po'. Posso dire che i miei capelli erano morbidi dopo averla utilizzata, questo sì, però... è l'unica cosa che mi sento di dirvi, nel senso che era un campioncino. E ultimi due prodotti, in realtà poi ne ho altri due, ma vedo che il video si sta dilungando parecchio, quindi vediamo. Sono due prodotti di make-up. La prima è la Long Lasting, ogni volta mi inceppo. La Long Lasting di Essence nella colorazione 02 Hot Chocolate, che non vedrete assolutamente mai, ma non importa, vi fidate. Che niente, è quella marrone di quelle appunto retraibili, il prodotto è finito. Io queste le compro, le ricompro, sono ottime, 1,90 euro l'affare del secolo, le adoro proprio. Sì, non hanno un quantitativo eccessivo dentro, sono, se non sbaglio, 0,28 grammi, che è poco, però in realtà per una matita retraibile è un quantitativo normale. E poi ho finito, finalmente ragazzi, 2 anni mi è durato, non ci posso credere, il Primer Potion di Urban Decay, cioè sta mini taglia qua mi è durata 2 anni, che dire... Io non l'ho adorata, ci ho avuto un rapporto un po' amore-odio con sto primer. Devo dire che confrontato con il primer di Avon nel pottino di vetro non c'è paragone. Tra l'altro questa in full size costa tipo 18 euro, cioè una valangata. E secondo me non è tutta questa gran cosa. È un buon primer, però non è tutta questa grande meraviglia. Cioè ripeto, quell'altro nel pottino di Avon costa tra i 4 e 5 euro quando l'ho trovato in offerta e secondo me è migliore di questo. Questo fa durare sì gli ombretti, però per esempio quando io lo utilizzavo e mettevo la matita, poi la matita mi si spatasciava, quindi insomma non è che proprio abbia tutta questa grande performance. No, io non lo ricomprerei, per me è un bocciato, non lo ricomprerei questo sinceramente. Ultime due cose che vi faccio vedere al volo. La prima è una Yankee Candle al Fluffy Towels, che è tipo cotone pulito, ha un profumo meraviglioso.
cioè veramente ottimo, ottimo, questa candela è qualcosa di divino e la chiudo qui senza farla troppo lunga. Lo sapete comunque che ci sono delle Yankee Candle che sono meravigliose, che stiamo a parlare a fare. E poi l'ultima cosa che vi faccio vedere è un libro che è Il Club delle Lettere Segrete di Angeles Donate, credo che la N con la rondina sopra si legga come il gnu, come il GN. Mi è piaciuto tantissimo questo libro, tra l'altro l'ho anche regalato a mia suocera, è molto molto carino, è un libro rosa, quindi insomma un romanzo per donne, credo che un uomo si rompa a leggere una roba del genere comunque, mai dire mai in realtà, e niente, che dire, è molto carino, cioè praticamente questa postina che sta per perdere il lavoro, vi dico proprio l'incipit, sta per perdere il lavoro perché nessuno scrive più lettere con l'avvento delle mail eccetera eccetera, e alla fine parte questa catena ignota di lettere per non farle perdere il lavoro. Quindi è molto carino perché poi ci sono tutte queste lettere che sono correlate una con l'altra. E quindi insomma questo è come un po' se questo paese rifiorisse un po' con questa catena di lettere. Molto molto carino. Non so se l'ho spiegato in italiano corretto. Meno male che leggo anche tanto. Perché poi non so parlare nei video. Comunque vabbè. Molto molto carino devo dire, quindi sì, se della Feltrinelli costa 15 euro, se avete voglia di un libro molto carino, molto leggero, questo fa per voi. È un po' melenso in certi punti, però si tollera bene, la storia è molto molto carina. Niente, 20 minuti di video ragazze, cioè praticamente veramente... Ancora un po' vi mostro mia nonna finita. No, vabbè, sto scherzando. E niente, la finisco qua, ragazze, perché direi che è ora. Io vi mando un bacione enorme, spero di avervi intrattenuto un pochino e di avervi fatto compagnia. Spero che le mie recensioni vi possano comunque essere utili. E niente, vi mando un bacione enorme, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!